Ciao a tutti e ben ritrovati su Astrolibraria. Dopo il novilunio in Capricorno, accaduto il giorno 13 gennaio, non so se vi ricordate, che segnava la necessità di una centratura nella propria sobrietà, giovedì 28 gennaio si forma un plenilunio abbastanza contrastato e sfidante nel segno del Leone. Ma dall'altra parte noi dovremmo cercare di conoscerla al meglio in punta di piedi per capire come affrontare le sue frequenze altamente sensibili. Siccome le cose da dire sono veramente tante e svariate, direi di cominciare subito. Ma prima di farlo ci terrei a ripetere il mio solito motto. Astrolibraria è soltanto presente qui su YouTube, non mi trovate da nessun'altra parte, per cui diffidate da qualsiasi imitazione esterna. La Luna in Leone possiede un temperamento esuberante, oserei dire quasi cavalleresco. D'altronde si tratta di una Luna dotata di una grande nobiltà d'animo. Per questa ragione non è così facile da gestire o da governare, specialmente se in un tema natale compaiono molti più aspetti nei segni di fuoco come l'Ariete e il Sagittario. Diciamo così, per quanto possieda un'energia molto dinamica, il suo stesso dinamismo, se è mal governato, può trasformarsi in mancanza o eccesso. E io devo anticiparvi subito una cosa molto importante, poiché purtroppo questo plenilunio è contornato da aspetti disarmonici di una certa importanza. In poche parole, si tratta di una luna di fuoco da prendere con i guanti e con un certo tocco, onde evitare di bruciarsi, eh? Si tratta di una luna potenzialmente passionale, tendenzialmente sicura di sé, sino al punto che il suo desiderio più grande è quello di poter affermare al mondo circostante tutte le sue peculiarità. Il discorso è che lei va alla ricerca di una riconoscenza, così come di essere vista dagli altri. Ma quando si tratta di una luna in cattivo aspetto, invece emerge soprattutto il suo lato orgoglioso. Un orgoglio che definirei puntiglioso oppure collerico, dipende dai casi ovviamente. Diciamo così, l'orgoglio diventa uno dei suoi più grandi limiti percepiti a contatto con gli altri o con se stessa. In poche parole, l'orgoglio spropositato che nutre profondamente dentro di lei può portarla a reagire in malo modo di fronte alle critiche. Critiche che difficilmente prenderebbe in modo costruttivo, ma semmai in modo personale, e soprattutto se gli state antipatici. La Luna in Leone dona molto di se stessa, possiede veramente un profondo slancio affermativo anche sugli altri, ma altrettanto si aspetta di ricevere tutte le attenzioni, le gratificazioni dalle persone che ama. Diciamo così, per lei è importante sentirsi amata, ammirata, apprezzata dal mondo esterno, sino al punto che quando si tratta di una luna in cattivo aspetto, purtroppo quelle aspettative diventano così importanti da trarre delle costanti delusioni. Ma non pensate che una luna in leone perderà tempo ed energie a rimuginare sulle cose, perché piuttosto gira i tacchi e se ne va. Di canto suo, in aspetto positivo, si tratta di una luna contagiosa che è in grado di trascinare con il suo spirito ottimista le persone che attorno, incoraggiandole a manifestare le proprie capacità al di fuori. In poche parole, così come lei ama i riflettori, altrettanto predilige le persone che sono in grado di vivere con un certo polso nei confronti della vita, cioè un certo coraggio nel mettersi in mostra.
Come già anticipato, si tratta certamente di una luna che nutre delle aspettative elevate sia nei confronti di se stessa che nei confronti dei suoi cari. Non a caso, se venisse trascurata dalle persone che ama, va subito in allarme. La luna in Leone non è una luna che resta appartata, isolata, timida, perché ha bisogno di coinvolgersi del mondo circostante, così come di coltivare tanti rapporti e conoscenze nella sua sfera sociale. Risulta sempre gradevole agli altri quando è in buon aspetto ed umore, accompagnata da transiti positivi, ovviamente. Un po' meno gradevole quando emergono i suoi lati più tenebrosi, cioè gli aspetti ombra che nasconde. Quando la Luna si troverà nel suo punto zenith, alle ore 20 e 18, sosterà in undicesima casa astrologica che appartiene non casualmente alle corde del suo segno opposto, cioè l'Acquario. E ci sarà di fatto anche un'opposizione tra la Luna e il Sole, tra la Luna e Giove, Luna e Saturno. Qui c'è da dire che quella portata o l'affetto nei rapporti che compenetrano la sfera dell'amicizia richiede un certo valore da parte nostra. Diciamo così, si tratta di una luna in leone che ricerca dei rapporti importanti a livello amichevole, cioè che siano in grado di suscitare ed azionare in lei determinati impulsi emotivi. Nello stesso tempo sente il bisogno di condividere le sue esperienze emotive a contatto con gli altri, ma si tratta di una luna per lo più rivelatrice che ha bisogno di trasmettere i suoi pensieri e le sue emozioni. Probabilmente facendo così si sente parte integrante, allo stesso piano, allo stesso livello delle sue amicizie, quelle che ritiene più essenziali. Non a caso, quando siamo avvolti da questo transito, il contatto tra noi stessi e gli amici diventa più intenso del solito. In poche parole, si tratta di una luna altamente protettiva nei confronti dei suoi affetti, ma che può ricevere una certa protezione e sostegno da parte dei suoi legami affettivi più importanti anche. Giustamente c'è anche un altro volto della medaglia in questa luna in undicesima casa ed è quello di sforare con le sue attenzioni, con il rischio di diventare troppo invadente e eccessiva nella libertà altrui o dello spazio che necessita la persona di poter vivere nella sua vita. Attenzione quindi a non offuscare inconsciamente la libertà o quel principio di indipendenza con atteggiamenti di insicurezza o richiesta di attenzioni, perché in quel caso possono accadere dei risvolti magari non positivi a contatto con gli altri, ma delle reazioni. Non ci troviamo di fronte ad un cielo così facile, purtroppo. Perché dico così? Perché sono presenti parecchi transiti opposti e contrari, come si suol dire, che cercheremo di analizzare al meglio per capire come deviare le sue energie. Poiché vi ricordo che ogni transito che possa essere considerato disarmonico possiede comunque un potenziale al di dietro, che ovviamente è da scremare attraverso il suo valore o il suo insegnamento. Il primo transito che vorrei velocemente osservare insieme a voi è l'opposizione che si forma tra la Luna e il Sole. Qui abbiamo un confronto tra l'io interiore e quello esteriore. Questo transito è in grado di innalzare le vibrazioni energetiche di questa luna in leone, diventando ancora più dinamica rispetto alla sua natura normale. Si tratta di un fuoco bello scoppiettante, per intenderci, però durante questi giorni potrebbero emergere quei conflitti più nascosti ed interiori, che non stranamente abbiamo difficoltà a conciliare nella nostra esistenza. E se emergono è per essere visti, identificati, non per fissarci sulle solite questioni
questioni contrastanti, questo è da dire. Come ad esempio sforzarsi per trovare un collegamento tra la razionalità e il sentimento, cosa abbastanza naturale e comune che conosciamo tutti. Oppure tra gli impegni della vita familiare rispetto a quella lavorativa. Conciliare gli impegni non è mai cosa facile, soprattutto su più fronti. Oppure tra la personalità cosciente rispetto a quella che deriva dall'inconscio, perché per quanto appartengano alla stessa sostanza, sono due corrispondenze ben differenti. L'una è conosciuta, l'altra ancora la dobbiamo conoscere. In poche parole, possiamo investire tutta questa energia così dinamica soltanto qualora riuscissimo a risolvere questi sottili conflitti, evitando l'effetto d'urto, come si suol dire, altrimenti lasciamo perdere, che è meglio. Anche perché non è un transito da sottovalutare, eh? Diciamo così, lo stato d'animo vacilla molto fortemente quando siamo avvolti da questo aspetto. E dobbiamo fare attenzione che tale non influenzi inoltre la nostra vita relazionale, altrimenti trasciniamo i nostri conflitti personali nei nostri rapporti. Dall'altra parte dobbiamo aspettarci anche un'altra posizione tra la Luna e Mercurio, perché Mercurio è attualmente nel segno dell'Acquario e dal giorno 30 Mercurio inizierà per giunta un moto retrogrado. Ho in previsione di fare un bel video al riguardo, per cui restate nei paraggi. Dunque, qui Mercurio può amplificare nella Luna in Leone quel conflitto sottile che si instaura tra il sentimento e la sua obiettività. Parlo di conflitto sottile perché il più delle volte non ci rendiamo conto che siamo andati oltre, specialmente negli impulsi delle nostre reazioni emotive. Poi, per carità, non bisogna mai generalizzare, perché ci sono persone che hanno un controllo reattivo delle proprie emozioni, ma comunque dentro di loro fomentano in ogni caso certe sensazioni, anche se non agiscono e non parlano direttamente. Se però concediamo un attimo di introspezione a noi stessi ed accettiamo anche di avere dei difetti, come tutti del resto, questo per ricavare quel qualcosa di impalpabile attraverso noi stessi o un'altra persona, questo transito funge da perfetto specchio. Cioè è in grado di stimolare il nostro essere nell'osservazione attraverso l'altro e viceversa. In realtà, in ogni rapporto, ci stiamo facendo un favore reciproco, perché io posso vedere qualcosa di me attraverso l'altro, ma tu puoi vedere qualcosa di te attraverso di me. Arrivare a ciò, si tratta di una luna che deve perdere un po' quel lato del pregiudizio nei confronti degli altri e ritrovare magari quello spirito di leggerezza nell'appartenenza delle differenze. Siccome è una luna in undicesima casa, spero e mi auguro che sia cosciente di accogliere la diversità anche dai suoi più cari amici. Però non escluderei che questo transito offuschi un po' quel velo della nostra sobrietà, perché si tratta semmai di una luna che si lascia impressionare a pelle dalle sue sensazioni personali. E le sensazioni, quando arrivano direttamente sul corpo, sono sempre quelle più difficili da gestire, ma non impossibili se le riconosciamo subito per quelle che sono, no? Mi spiego meglio. A differenza invece di quel potenziale nascosto che può indurci ad appartarci, a fare un po' il punto umile dei nostri sentimenti, discendendo tuttavia l'emozione dalla razionalità. Ecco, se siamo in grado di discendere ciò che è rispetto a ciò che immaginiamo che sia, possiamo veramente ricevere una grande spinta di chiarezza e di limpidezza maggiore.
Vorrei tanto parlare di transiti diversi di questa luna piena nel segno del leone, ma purtroppo abbiamo anche una quadratura tra la luna e Marte. E giustamente devo sottolineare il mio ruolo in base a ciò che emerge dal cielo, un cielo da una parte molto nuvoloso e controverso. Probabilmente questo è il transito più scomodo che troviamo nei confronti di una luna in leone che è già impulsiva di sua natura. Che con questo transito può accentuare il suo fuoco di irritabilità. Diciamo così, si tratta di una luna che quando si arrabbia si accende facilmente e non ci sono molti supporti in questo momento di acqua che possano stemperare le sue fondamenta, questo è da dire, tranne Nettuno in Pesci. Per nostra fortuna c'è da dire che è un transito comunque che dura poco tempo, per cui si tratta di essere pienamente centrati, consapevoli delle onde d'urto che certe corrispondenze emotive potrebbero accentuare. Ma questo transito in ogni caso è in grado comunque di creare degli sfoghi emotivi di una certa importanza. Sempre se, e sottolineo sempre se, ci lasciamo trascinare dai suoi impulsi energetici. In poche parole, sarà saggio non lasciarsi catturare da questa tempra provocatoria, evitando quelle contraddizioni che in qualche modo non ci sentiamo comunque di affrontare in questo momento. E se non ce la sentiamo ora, è meglio seguire il nostro sentire senza forzare determinati meccanismi, altrimenti rischiamo semplicemente di manifestare le nostre insicurezze interiori senza avere un controllo pieno delle nostre motivazioni. E se dall'altra parte troviamo un nemico agguerrito in senso metaforico, siamo certamente più esposti. E non è finita qui, perché ci sono anche altre due opposizioni con Giove e Saturno in Acquario che dobbiamo tenere ben a mente. Anche se sinceramente l'opposizione di Giove non crea grandi scompensi, a meno che non ci lasciamo andare agli eccessi, che è un volto ombra di Giove quando è in cattivo aspetto. Piuttosto vorrei approfondire l'opposizione che si forma con Saturno, che è un pochettino più discordante. Questo è un transito che potrebbe creare degli effetti un po' turbolenti, soprattutto nelle relazioni che vive questa luna in Leone. Diciamo così, si tratta di una luna che potrebbe sentirsi in difficoltà nel comunicare i suoi sentimenti. E non casualmente le persone attorno a noi potrebbero percepire una difficoltà a superare quelle barriere che noi inconsciamente gli trasmettiamo. Sarebbe saggio in questo momento non dare importanza a quelle delusioni che percepiamo nel nostro orgoglio personale, perché vi ricordo che un aspetto ombra della Luna in Leone è proprio questo. Semmai sarebbe saggio che lasciamo scorrere qualche giorno e cerchiamo di comprendere la realtà dei fatti senza parlare direttamente. Perché sono certa che trascorso qualche giorno magari le cose le vediamo con occhi differenti rispetto a ora. In poche parole, andare ad affrontare degli argomenti spinosi in questi giorni potrebbe soltanto creare o generare delle tensioni maggiori a causa anche del nostro stato d'animo. E non dobbiamo dimenticare anche la presenza di Urano in Toro che potrebbe accentuare tutti gli impulsi espressi o quel volto di durezza. Questi transiti coinvolgeranno più o meno tutti quanti, ma in modo un pochettino più scorrevole. Anche se, ragazzi, ci sono parecchie contraddizioni in questa luna presenti e ve lo faccio presente anche a voi. Coloro che possiedono questi segni ripetuti nel proprio tema natale: Ariete, Leone, Sagittario, Gemelli, Bilancia.
effetti probabilmente più sfidanti per coloro che possiedono nel proprio tema natale questi segni più ripetuti. Toro, Scorpione, Acquario. Ricordo che bisogna sempre osservare l'interezza del proprio tema di nascita, perché un ascendente, una luna, più pianeti in questi segni possono generare degli effetti in più o dissolverli. Ad esempio, io sono Acquario, ascendente Toro, anche se possiedo una luna bilancia come ancora di salvezza. In ogni caso, so che in questi giorni devo fare molta attenzione, ma non devo vivere questo contesto come qualcosa di contrario. Le cose contrarie nella vita sono altre. Semmai apprendere qualcosa di utile in quelle percezioni che il più delle volte sono distorte, no? Ah, dimenticavo, per chi lavora energeticamente attraverso meditazioni, reiki, yoga, eccetera, consiglierei di continuare a lavorare sulle situazioni che ho già stabilito nel novilunio. Se per caso vi siete persi questo video, faccio che taggarvelo nelle schede finali in modo che possiate ricollegare il periodo e le situazioni accadute. Detto questo, penso di avervi detto veramente tutto ciò che mi era possibile del plenilunio in Leone. E se volete condividermi le vostre sensazioni, fatelo. A me fa piacere leggervi. Poi considero che a volte dialogare possa essere anche utile per leggere noi stessi. E mi raccomando, vi aspetto numerosi su Astrolibraria. Se non siete iscritti, fatelo. Alla prossima.